La cosa più facile per calmare un po' l'aspetto fisico della dipendenza, beh, di dire bene, quando i recettori sono occupati, sto bene, quando sono liberi, non sto bene. Allora le occupo tutta la giornata mettendo, per esempio, un cerotto a base di nicotina che ne libera tutta la giornata. O ci sono anche certi farmaci che sono delle cose che somigliano alla nicotina, ma che loro rimangano più a lungo sul recettore. E cosa succede se il recettore è sempre occupato? Beh, è come, io prendo l'immagine sempre di una. Avete per esempio una bella pianta a casa vostra. Fate bene, date dell'acqua, ma se gli date dell'acqua tutta la giornata, cosa succede? Ebbene, la pianta dopo un po' muore. Idem per i recettori. Se sono occupati in continuazione, cosa succedono? Man mano muoiono. Non scompaiono tutti completamente, però un fumatore che forse ne ha, fumando, ne ha fatto sviluppare tantissimi, man mano si riducono e quindi quando deciderai di dire al tuo diavoletto, diavoletto adesso rimani senza mangiare, sarà più facile perché non dovrà farlo con tu. Un altro. E io direi la cosa più importante, è qui che il mese senza tabacco è una risorsa molto, può essere una risorsa molto importante. E vi ho spiegato che con questa parte davanti potete calmare un po' il vostro centro della ricompensa, inibendo questo desiderio di fumare. E il nostro cervello è fatto così bene che possiamo rinforzare questa via che va a inibire i nostri recettori. E qui è il percorso che fate. È come un allenatore, un coach. Prendo l'esempio di una squadra di calcio. Beh, hanno un allenatore. E cosa farà? Le incoraggerà, le correggerà, per arrivare a migliorarsi sempre, a ottenere sempre risultati migliori. E poi, se non, un giorno non vincono la partita, non è che l'allenatore picchia i giocatori. Coraggio e avanti, io credo in voi.